Salve, sono a Rocca Gloriosa, con me il sindaco Balbi. Si è appena concluso il consiglio comunale e si è parlato di un argomento relativo a un intervento con un avanzo di amministrazione su Palazzo De Curtis. La cultura vuole popolare vuole che nel Palazzo De Curtis sia stato concepito il grande Totò da Maria Marotta, che giovanissima fu al servizio del marchese Luigi De Curtis. Con una relazione avuta col figlio Giuseppe, trasferita a Napoli, fu costretta dal marchese al cambio di nome, quindi successivamente nacque Totò. Quindi diciamo che c'è un legame a Rocca Gloriosa con questo palazzo. È da anni che purtroppo finanziamenti e interventi sembrano che abbiano preso delle strade diverse. La storia comincia nel 2010 in mano all'amministrazione Marotta con un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Con la nuova amministrazione siamo arrivati ad aprile scorso, si parla di ulteriore finanziamento di Palazzo De Curtis per 300, se ricordo bene, 330 mila euro. A tutt'oggi la situazione è quella che è. L'amministrazione con questo avanzo di amministrazione decide di fare un intervento sulla copertura di Palazzo De Curtis. Sindaco, ho riassunto brevemente la storia. Sì, riassunto in qualche passaggio errato, perché è stato acquistato nel 2009 con l'amministrazione di Cavalieri. È stato finanziato nel 2011 sempre con l'amministrazione di Gerardino Cavalieri. In questi anni passati, tra l'amministrazione Cavalieri e l'amministrazione Balbi, quindi c'è stata l'amministrazione Marotta, per varie vicissitudini, la regione, praticamente la tranche di finanziamento che noi ancora avanziamo oggi, quindi di 550 mila euro, è stata bloccata per vari motivi, sempre da parte della regione. Adesso ci troviamo di fronte a un problema grosso, perché il palazzo va praticamente ristrutturato e finito per vari motivi di pericolosità di questa struttura. E noi, come scelta, come amministrazione, abbiamo fatto la scelta di usare dei soldi, degli avanzi di amministrazione che erano praticamente stati vincolati dalla Corte di Cassazione tempo fa, adesso sono stati svincolati e quindi noi, come linea politica, abbiamo deciso praticamente di usarli subito per ricominciare i lavori. Penso, se tutto va bene, per fine mese dovremmo ricominciare la ristrutturazione, aspettando che la Regione ci versi quello che ci spetta, ancora 550 mila euro. Con l'occasione sollecitiamo insomma, la Regione all'erogazione, allo svincolo delle somme, perché si parla tanto di beni ambientali e culturali, credo che quel palazzo vada recuperato. Un'altra domanda, resta ferma quella volontà politica dell'amministrazione Marotta di creare una sala di accoglienza di tutto ciò che sono i reperti archeologici di Rocca? Sì, l'idea è quella poi di trasferire i due musei che abbiamo in paese, tutti praticamente nel Palazzo dei Curtis, per avere una maggiore fruibilità anche di chi viene a visitarlo senza fare tappe. È una cosa che decideremo più là. Adesso quello che ci preme è di ristrutturarlo e finirlo per effettivamente chiudere questa pagina, perché ormai su quasi dal 2000, abbiamo detto è 9, fino al 2018 sono quasi 10 anni con un finanziamento di 1.500.000 euro e ancora praticamente non siamo riusciti a finirlo. Allora, tornando all'inizio, una mia domanda, anzi una richiesta, perché a me piace molto dare credibilità anche alle leggende popolari. Non sarebbe il caso che nell'ambito del palazzo, una volta recuperato, si crei una situazione che riporta a quella di Totò? Guardi, sulla questione di Totò, là bisogna cercare di valutare alcune
alcune, diciamo, le fonti storiche non certificano niente. Ecco, alcune fonti storiche per capire se effettivamente è andata in questa maniera. Se è così, è chiaro, si potrebbe fare sicuramente intitolare una parte del palazzo al defunto Totò, però questa è una cosa che va verificata prima di... Storicamente non potremo mai verificarla, perché nessuno è stato in grado di certificare questa cosa. Sembra che poi il marchese Luigi De Curtis abbia costretto al cambio di nome Maria Marotta in Anna Clemente, così come risulta dagli atti ufficiali, dai certificati di nascita di Totò, successivamente legittimato a principe. Beh, penso che se ci sono questi dubbi, non penso che possiamo fare un passo verso un museo dedicato a Totò. Bisogna fare qualcosa che ne abbiamo la certezza, altrimenti ci faremmo la figura di chi vende fumo. Questa amministrazione fumo non ne vende, e quindi penso che il Palazzo dei Curtis rimarrà come museo del paese, basta. E allora, con l'occasione, io invito chiunque ci segue, chiunque abbia delle notizie più certe, magari delle fonti, una carta, qualcosa, tirate fuori tutto, perché è arrivato l'ora di dare effettivamente credibilità a quella leggenda. Grazie. Grazie.